Ben trovati con una nuova edizione del TG di TRM H24. In apertura ci occupiamo di cronaca. Una 35enne è stata accoltellata a Monopoli nel Barese. La donna è stata colpita ripetutamente dall'ex compagno mentre andava a lavoro. Nelle prossime ore sarà sottoposta a una serie di interventi chirurgici. Intanto sulla vicenda stanno indagando i carabinieri che hanno fermato l'uomo originario di Conversano. Lì per noi Nicole Cascione. È ricoverata in prognosi riservata nel reparto di rianimazione del Policlinico di Bari, addolorata con la vittola, 35enne che questa mattina è stata coltellata proprio qui a Monopoli, in via Monsignore Carlo Ferrari nel quartiere San Marco. La donna ha riportato il collasso di un polmone, danni ad un occhio, diversi traumi all'addome e al torace. Nelle prossime ore quindi sarà sottoposta ad alcuni interventi chirurgici. Ad accoltellarla mentre si stava recando al lavoro di prima mattina in un'azienda agricola, dai primi accertamenti dei carabinieri sarebbe stato l'ex compagno, individuato e fermato successivamente dalle forze dell'ordine a Conversano. Si tratta di Giuseppe Ambriola, con il quale la donna aveva avuto anche un figlio. A chiamare i soccorsi è stata la madre della donna dopo aver sentito le grida di aiuto della giovane. Al momento però non è stata ritrovata ancora l'arma utilizzata dall'uomo per ferire la 35enne. Non ho sentito niente, io anche se abita là non ho sentito niente. Niente. Ma la conosceva? No. Né mamma né figli, nessuno. Non conosco neanche quelli che stanno alla palazzina nostra. Le grida, perché non si, cioè, si sentivano soltanto le grida. Ma anche perché stavamo dormendo, non sapevamo se era un sogno, se era... E nel cimitero monumentale di Bari si è svolta la cerimonia per i defunti e per i caduti di guerra, celebrata da Monsignor Satriano. Forte il messaggio per la pace. Vediamo. In un momento di devastazione, il ricordo dei defunti e dei caduti sia da monito contro la guerra. È il messaggio ribadito dall'arcivescovo della diocesi Bari-Bitonto, Monsignor Giuseppe Satriano, durante le celebrazioni per i defunti all'altare della patria nel cimitero monumentale di Bari. Una ricorrenza che in periodo di guerra assume una violenza sempre maggiore. Il ricordo ricco di misericordia e di suffragio si stende su tutti i nostri defunti. E ci interpella soprattutto in un tempo difficile, quale quello che stiamo vivendo, dove la pace è messa a dura prova, dove la vita, l'esistenza di tanti è messa a dura prova. E in questo momento dobbiamo dichiarare con grande forza la nostra vicinanza a tutte le vittime, a tutte le persone che stanno soffrendo, a tutti quanti sono rimasti piegati da questa esperienza così drammatica qual è quella della guerra. Al termine della cerimonia è stata posata una corona commemorativa davanti all'ossario dei caduti, simbolo della devastazione portata dalla guerra. Abbiamo deciso di fare l'esperienza della celebrazione dei defunti qui davanti all'ossario, non solo perché è uno spazio grande, funzionalmente significativo, ma anche perché ci ricorda che la guerra è sempre una sconfitta. È una sconfitta che viviamo a livello personale, a livello civile, a livello sociale. In cui ricordiamo le persone che non ci sono più, parenti, amici, è come se la vita fosse stata un viaggio di queste persone. Ricordiamo le immagini, conserviamo le immagini più belle. È una giornata anche di riflessione, è una giornata in cui la comunità si stringe, soprattutto in questi luoghi che sono i luoghi del ricordo. E nella giornata del 2 novembre sono state celebrate due messe anche nei cimiteri di Potenza e Matera per commemorare i defunti. Vediamo. Innanzitutto la consapevolezza della vita, che è un dono che non può e non deve mai essere sciupata, dal primo momento di esistenza fino all'ultimo respiro. E subito va il nostro pensiero dove il rombo delle armi si sente quando noi facciamo silenzio con la nostra coscienza. E ascoltare il grido di tanti innocenti, vittime soltanto di un odio reciproco, solo quando ci sarà quel dono della pace da accogliere, si smetterà che questi fuochi possano ancora uccidere persone. È inconcepibile che noi continuiamo ad assistere a guerre e a tanto spargimento di sangue, dove tanti bambini stanno perdendo la vita, tanti innocenti da una parte e dall'altra.
significa che la vita vale meno di qualsiasi altra cosa e significa che allora le tensioni non possono giustificare quello che sta avvenendo nel mondo, per cui celebrare l'Eucaristia in un luogo che è un luogo di pace, qual è il cimitero, significa soprattutto voler dire all'umanità intera che dobbiamo ritornare a valorizzare la nostra resistenza, la nostra vita. Pace. Sul monito instancabile che è stato lanciato in queste settimane da Papa Francesco affinché si interrompano al più presto i conflitti in corso, in particolare quello in Ucraina e in Palestina, anche i due vescovi delle diocesi di Potenza e Matera, i Monsignori Salvatore Ligorio e Giuseppe Caiazzo, si sono uniti alla preghiera di pace in occasione delle celebrazioni per il 2 novembre, giorno dedicato alla commemorazione dei defunti. Come di consueto, nei due cimiteri di Potenza e Matera si sono svolte delle solenni cerimonie alla presenza di cariche politiche, istituzionali e militari, tra questi i sindaci Mario Guarente e Domenico Bennardi e da Potenza il governatore lucano Vito Bardi. Le messe sono state precedute dalla deposizione di due corone di fiori davanti ai monumenti dei caduti presenti nei due cimiteri cittadini. Il caso della Madonna di Medjugorje esposta a Massafra, sarebbe stato un bambino a notare le lacrime sul volto della statua della Madonna all'esterno della chiesa del Sacro Cuore. Tanti curiosi e i fedeli accorsi. Le lacrime sono state raccolte in un panno dal parroco della parrocchia, Don Michele Bianco, che ora le farà analizzare. Le lacrime sono state notate sabato sera e anche dopo essere state asciugate, secondo la testimonianza di chi era presente, avrebbero continuato a sgorgare dagli occhi della statua. Tanta prudenza da parte di Don Michele, che però ha affermato: non possiamo escludere nulla. La statua in gesso è arrivata a Massafra nel 2004 da Medjugorje. E cambiamo argomento, parliamo di lavoro. Si è svolto stamani a Potenza un incontro organizzato dalla FIOM CGIL dedicato ai sentieri della dignità del lavoro. Vediamo. La transizione ecologica in Italia in Basilicata, alla luce della situazione internazionale, dei conflitti in corso e delle ripercussioni che questi hanno sulle politiche energetiche, industriali, nazionali e internazionali, ma più in generale sulle condizioni di vita delle persone nel mondo, a partire dai diritti civili delle vittime. È stato questo uno dei temi al centro dell'incontro che è stato organizzato a Potenza dalla FIOM CGIL di Basilicata. Un monito lanciato dai metalmeccanici della sigla sindacale rivolto al governo nazionale affinché venga rimesso al centro del dibattito politico l'industria per garantire economia, occupazione e salario. Al dibattito ha partecipato il segretario nazionale della FIOM CGIL Michele De Palma, che ha parlato di transizione con un focus specifico su Stellantis. Mentre le grandi multinazionali su questo territorio, per esempio Stellantis, fa grandissimi risultati da un punto di vista dei propri bilanci, per gli azionisti, per l'amministratore delegato, i lavoratori invece sono costretti a mettere a rischio il proprio posto di lavoro e non avere salari dignitosi. E del resto proprio nello stabilimento di Melfi ci sono state scioperi, iniziative, e questi scioperi e queste iniziative sono collegate a quello che sta succedendo anche negli Stati Uniti, solo che c'è una differenza. Negli Stati Uniti l'azienda si è seduta al tavolo con i sindacati e ha raggiunto un accordo, qui l'azienda continua invece a fuggire l'incontro con i sindacati, a partire dalla FIOM, e noi la cosa che pensiamo è che invece vada fatto un accordo che migliori da un punto di vista salariale le condizioni delle persone e migliori anche le condizioni di lavoro, perché non è vero che nella transizione ci perdono tutti, c'è qualcuno che ci sta guadagnando e qualcuno invece che rischia di perderci, e i lavoratori non possono perdere perché sono il centro di questa transizione. Nel suo intervento De Palma ha sottolineato come il prossimo anno si discuterà del rinnovo del contratto collettivo nazionale di riferimento del settore, dove le priorità saranno rivolte alla dignità del lavoro con uno sguardo specifico ai temi del salario, dell'orario di lavoro, della salute, della sicurezza, nonché della stabilità occupazionale. La politica, alle prossime comunali a Bari, no a primarie sgangherate, quanto affermano in una nota le voci della sinistra barese, ed affermano anche la definizione del quadro politico programmatico del centro-sinistra appare sempre più complessa. Ascoltiamo. No a primarie sgangherate e quanto dichiarano in una nota congiunta i rappresentanti territoriali di Verdi, PSI, La Giusta Causa, Bari Bene Comune, Progetto Bari, Socialdemocratici, in riferimento alle trattative politiche in corso per l'individuazione del candidato sindaco del centro-sinistra a Bari per le prossime amministrative. Le voci della sinistra barese fanno sapere che la definizione del quadro politico programmatico del centro-sinistra in vista delle prossime amministrative appare sempre più complessa. Sull'individuazione del candidato
candidato sindaco dell'intera coalizione, aggiungono, non mancano differenze significative sia sul metodo che nel merito, come non mancano prese di posizione poco comprensibili perché paiono promosse da chi vuole rompere piuttosto che unire. Il PD, o meglio qualcuno dei suoi maggiorenti, si legge nella nota, tenta da tempo infatti di imporre una scelta filtrata attraverso le cosiddette primarie di coalizione. Il Movimento 5 Stelle, rafforzato dal successo di Foggia, punta ancora una volta su un'intesa politica piuttosto che su primarie sgangherate. Uguale proposta, aggiungono, viene dall'associazione politica La Giusta Causa, che chiede di lasciare spazio alla politica e offre alla valutazione comune l'autorevole disponibilità offerta dall'avvocato Michele Laforgia. Invitiamo tutte le forze che si riconoscono nella coalizione di centrosinistra a presentarsi al prossimo tavolo in tempi rapidi e comunque non oltre il 15 novembre, con una propria proposta secca sia in relazione al programma che al candidato, in modo, concludono, da consentire una valutazione comparata delle differenti opzioni da definire in quella sede. E prosegue il botta e risposta tra il sindaco di Matera, Bennardi, e il consigliere Francesco Lisurici dopo la gestione e la decisione di quest'ultimo di abbandonare la maggioranza. Andiamo avanti convinti di operare per il bene della città. Sono le parole del sindaco di Matera, Domenico Bennardi, sull'uscita dalla maggioranza del consigliere comunale Francesco Lisurici. Il primo cittadino ha accusato il neo coordinatore cittadino di Noi Moderati di utilizzare il ruolo di amministratore comunale come un trampolino elettorale per le prossime regionali. Non si è fatta attendere la replica del consigliere che, a distanza di poche ore dalla nota del sindaco, ha voluto fare alcune puntualizzazioni, spiegando, ad esempio, come il patto per la città, con cui decise di entrare in maggioranza, ha sempre avuto una data d'inizio e di fine. L'esponente del centrodestra non si è pentito dunque della sua scelta, nata per la necessità di dare un impulso al turismo. I dati confermano, ha dichiarato, ciò che abbiamo fatto. Nelle prossime settimane intanto si valuteranno le conseguenze di questa scelta sulla tenuta della maggioranza. E ci spostiamo a Foggia, dove il sindacato degli inquilini chiede alla sindaca Episcopo di aprire al più presto un tavolo sull'emergenza abitativa in città. Dare risposte ai privati, ai chi vive nel bisogno, agli svantaggiati. Lo ha detto la neo sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, il giorno della sua proclamazione. E tra le emergenze ataviche del capoluogo dauno c'è quella abitativa. Mancano gli alloggi di edilizia popolare e mancano quelli per chi non può permettersi di acquistare una casa a condizioni agevolate. La legge regionale che definisce l'accesso all'edilizia economica e popolare è datata, per cui abbiamo una crescita della situazione reddituale che però, per le condizioni economiche, soprattutto quelle attuali, diciamo, non permette a questi cittadini di accedere al bene casa. Tenga presente che sono 10 anni che non c'è un intervento di questa natura ed è stata privilegiata in questi 10 anni solo la speculazione edilizia attraverso la rendita fondiaria. Le parti sociali chiedono alla sindaca Episcopo di istituire un tavolo negoziale non solo per monitorare lo stato dell'emergenza, ma anche per individuare azioni istituzionali adeguate. L'edilizia privata costa e oggi con il costo dei mutui è praticamente impossibile accedere all'edilizia privata, per cui è necessita che il Comune apra subito questo tavolo di confronto coinvolgendo le istituzioni, cioè l'ARCA, la Regione Puglia, coinvolgendo i datori privati, coinvolgendo le cooperative, il mondo della cooperazione, perché anche loro hanno degli importanti piani di investimento in campo di edilizia economica e popolare. L'agricoltura, la campagna olearia pugliese in corso in queste settimane è stata caratterizzata da un aumento della produttività che si accompagna a un rincaro dei costi al consumatore. A confermarlo è Coldiretti Puglia, che racconta anche gli effetti dei cambiamenti climatici sulla cultura. Sentiamo. Un'annata qualitativamente buona, con una produzione prevista maggiore di quella del 2022 ma minore di quella del 2021. Questo è lo stato dell'arte della campagna olearia in Puglia secondo Coldiretti, che registra un aumento della produzione di olive non eccezionale, ma che in alcune zone della regione può raggiungere il 20% in più dello scorso anno. Ci aspettiamo delle produzioni sicuramente maggiori rispetto all'anno scorso e anche sotto il profilo qualitativo sembra un'ottima annata.
un aumento di produzione che rappresenta una boccata d'ossigeno per le imprese del settore, ma che si muove di pari passo con un generale aumento dei prezzi già previsto dalla Borsa Merci Telematica Italiana. Aumento fisiologico, secondo Coldiretti, che considera il rincaro un effettivo riequilibrio rispetto ai precedenti deprezzamenti. Eravamo purtroppo abituati a un mercato falsato, perché comunque arrivava olio da ogni parte del mondo, il prezzo tendeva ad abbassare. Oggi proprio la carenza di prodotto a livello mondiale porta a un aumento dei prezzi e finalmente i nostri produttori, i nostri olivicoltori possono avere un giusto compenso al prodotto, al lavoro fatto. A pesare sulla campagna olearia pugliese ancora una volta gli effetti del cambiamento climatico. Fenomeni non importanti sotto il profilo delle precipitazioni, ma altresì vediamo poi lunghi periodi di siccità come in questo periodo o di alte temperature come stiamo vivendo in queste settimane. Chiaramente questo destabilizza un po' le piante, abbiamo bisogno di più acqua, no? Per soccorrere, per fare quell'irrigazione di soccorso. Tutto questo complica la vita, aumenta anche i costi di produzione. Il turismo, i dati registrati in Puglia durante i giorni del Ponte di Ognissanti non restituiscono un quadro florido. Ne abbiamo parlato con il presidente di Federalberghi Puglia. Sentiamo. Il Ponte di Ognissanti in Puglia non fa registrare il pieno di turisti sperato, lo afferma Francesco Caizzi, presidente di Federalberghi regionale. Le motivazioni sono differenti, dice, occorrerà analizzarle a fondo. La Federalberghi nazionale aveva evidenziato come la Puglia era tra le ultime regioni per i desiderata di questo ponte. E le previsioni poi sono state confermate dalla situazione reale, perché l'occupazione in Puglia in questo momento è molto bassa, non sfiora il 20-25%. La situazione del turismo in regione, dice ancora Caizzi, ha molte sfumature oltre quelle presentate al TTG di Rimini. No, sono situazioni che vanno analizzate. Ciò che è stato presentato ad ottobre al TTG evidenziava come una crescita del mercato straniero e un rallentamento del mercato italiano. All'interno di quell'analisi bisognava analizzare che il mercato italiano è suddiviso in una fascia medio-medio-bassa e ha avuto un crollo anche del 20-30%. Altra questione in campo è l'abusivismo del turismo, riflessa dalla percentuale di evasione della tassa di soggiorno. Guardando alla città di Bari c'è un'altra questione aperta, quella legata alla tassa di soggiorno. Da questo punto di vista qual è la situazione? Beh, dopo il primo mese il risultato è fin troppo evidente che pagheranno sempre gli stessi, perché il portale del comune evidenzia come ci sono ancora circa 900 strutture che non si sono iscritte, ma soprattutto che non comunicano i dati. Non comunicare i dati significa sia un problema alla questura ed è un problema di ordine e di pubblica sicurezza, ma soprattutto poi per pagare la suddetta tassa. E ci spostiamo in Basilicata. Il Ponte di Ognissanti nella città dei Sassi conferma il trend turistico di inizio anno. Cresce la presenza di visitatori stranieri mentre calano gli italiani. Aumentano i turisti stranieri mentre cala la presenza italiana. È il bilancio del presidente di Confguide Matera Nicola Taddonio sul Ponte di Ognissanti nella città dei Sassi. Un dato che conferma il trend turistico di inizio anno e su cui bisogna ragionare per cambiare l'offerta cittadina. Bisogna mettere in atto delle strategie complesse, non ci sono ricette rapide, però bisogna sicuramente iniziare a tenere conto di questo dato, che probabilmente è un dato destinato a rimanere tale o se non a crescere addirittura, perché l'onda, diciamo, della sorpresa di Matera come meta turistica per gli italiani si va un po' affievolendo. Complice il bel tempo, sono comunque tanti i turisti che in queste ore hanno scelto di visitare la città. Da dove venite? Da Fermo, nelle Marche. Cosa vi è piaciuta di Matera fino ad ora? Mi è piaciuto tutto, perché non la immaginavo così. Da Assisi, che stiamo visitando questa mattina e ci stiamo godendo la città, che è molto carina e bella. Come l'avete trovata? Non affollata, è molto ben organizzata e pulita. Molto bella, accogliente, bella, romantica, tutto. Ciao. Da dove venite? Da Varese. Quando siete arrivati? Ieri.
come vi è piaciuta la città? Sì, bellissima, bellissima, bellissima davvero. Che tipo di accoglienza avete trovato? Bellissima, siamo in un bed and breakfast stupendo. Era sempre parte di un itinerario che volevamo fare del sud Italia, quindi Basilicata, Puglia, e adesso finalmente siamo riusciti a farlo. Possiamo chiedere cosa ne pensi di questo affaccio? È veramente molto bello, cioè favoloso, ma poi ce ne sono vari di affacci e da ogni prospettiva sembra che cambia la città, veramente bello. Voi da dove venite? Allora, io da Roma, lui da Milano. Siamo arrivati ieri sera e l'abbiamo vista di notte con le luci e anche ha un suo fascino. Qual è stata la prima impressione? La prima impressione era di sembrare di stare nell'antichità, perché diciamo ha un fascino antico. E ora la sanità, un delicato intervento di endoscopia effettuato al Policlinico di Bari ha salvato la vita ad una donna di 54 anni di Brindisi che aveva ingerito involontariamente un osso di pollo affilato rimasto incastrato in gola a pochi millimetri dall'arteria giugulare. Il corpo estraneo della lunghezza di 3,7 centimetri era bloccato in una posizione pericolosissima nel tratto cervicale dell'esofago. Ad effettuare l'intervento di rimozione l'equipe di endoscopia digestiva e chirurgia ospedaliera del Policlinico di Bari. La donna in un primo momento si era recata all'ospedale della sua città e aveva raccontato ai medici di avere dolore e difficoltà a deglutire. L'attacco eseguita subito dopo ha rivelato la posizione estremamente pericolosa del corpo estraneo. La paziente è stata condotta d'urgenza al Policlinico di Bari dove è stato effettuato l'intervento. La cinquantenne dopo alcuni giorni in ospedale ha ripreso progressivamente l'alimentazione liquida e non ha riportato ulteriori danni. E cambiamo discorso, a Orsara di Puglia nel Foggiano le zucche protagoniste della lunga giornata del 1° novembre, da elemento decorativo e ingrediente base dei piatti della tradizione. Vediamo. Non è la notte di Halloween, ma una tradizione lunga secoli che si tramanda di generazione in generazione. Le zucche intagliate di ogni forma e colore vessono Orsara nel Foggiano in un percorso tra le vie del borgo che richiama ogni anno tanti curiosi e turisti. È la sera del 1° novembre quando la città si anima con i sapori della tradizione e si riscalda con i tradizionali fuochi che vengono accesi davanti alle abitazioni per attendere l'arrivo del 2 novembre, giorno dedicato ai defunti. Secondo la tradizione, infatti, a termine dei falò, sono i carboni a riscaldare il passaggio delle anime che tornano a salutare i loro cari. È una tradizione che si perde nella notte dei tempi, ci è stata trasmessa dai nostri avi, non c'è niente di scritto, è soltanto una tradizione orale che si è sempre tramandata in famiglia. L'unicità del tipo di fuoco è diverso dagli altri che si fa il 1° novembre, che non è un fuoco unico oppure di quartiere, ma sono le famiglie che accendono i fuochi. Perché accendevano i fuochi all'epoca? Zucca, protagonista assoluta della giornata del 1° novembre a Orsara, da elemento decorativo a ingrediente centrale dei piatti della tradizione, che qui nel borgo foggiano portano la firma di Peppe Zullo. Ma oggi, ecco, abbiamo fatto questa bella passeggiata nell'orto, onore alla zucca che non può mancare, però ecco, oggi abbiamo questi strascinete, come direbbe il mio amico Lino, però io voglio fare non le strascinete con le cimiterepe, bensì faremo questa ricetta stupenda con zucca e borragine. La musica prosegue il Festival Duni di Matera, ieri un omaggio alla musica napoletana. Prosegue la ricca programmazione del Festival Duni a Matera, mercoledì sera a Palazzo Viceconte, il concerto barocco napoletano, molto partecipato, con le musiche eseguite dall'orchestra barocca del Festival. Un omaggio dunque al prezioso e unico patrimonio della celebre scuola musicale napoletana, quando Napoli era una grande capitale europea e forse la capitale della musica. Napoli nel Settecento era il centro culturale d'Europa e quindi del mondo. E compositori, esecutori affluivano a Napoli da tutta Europa e in particolare Napoli è stato il centro catalizzatore di tutti i compositori dell'Italia meridionale. Quindi quando si parla di scuola napoletana si parla soprattutto di siciliani, pugliesi
lucani anche. E quindi il programma di questa sera è una sorta di Napoli vista da chi l'ha fatta in qualche maniera grande, pur venendo non da Napoli, perché nel programma di questa sera ascolteremo Duni, che era un compositore lucano, poi c'è Alessandro Scarlatti, che era siciliano, c'è Pergolesi, che era di Iesi, l'unico napoletano vero è Durante, e poi c'è una piccola chicca, cioè due concerti di Charles Avison, che era un compositore inglese che però ha scritto una serie di 12 concerti grossi prendendo esattamente delle sonate di Scarlatti, e quindi napoletane, e in qualche maniera orchestrandole, perché le sonate erano scritte per tastiera. Filarmonica Pugliese vola a Salisburgo. È la prima volta che un'orchestra pugliese varca le soglie della prestigiosa sala da concerto austriaca. Vediamo. Due concerti all'interno della casa natale di Mozart. L'orchestra filarmonica pugliese vola a Salisburgo, nell'anno in cui la compagine, già riconosciuta dal Ministero della Cultura tra le più prestigiose della regione Puglia, compie 10 anni dalla sua fondazione, è arrivato l'invito ad esibirsi in quello che oggi rappresenta uno dei teatri fra i più prestigiosi al mondo, dove vengono invitati annualmente gli artisti di musica classica e le orchestre più importanti a livello internazionale. La filarmonica si esibirà con un doppio concerto nella giornata di sabato 11 novembre. Tutti i bambini che giocano a pallone sognano di giocare almeno una volta nella vita un mondiale di calcio. Tutti i musicisti, grandi o piccoli che siano, hanno desiderato e sognano di suonare almeno una volta nella vita alla Grossalda del Mozarteum di Salisburgo. L'Orchestra Filarmonica Pugliese suonerà per ben 2 volte il prossimo 11 novembre con 2 concerti alla Grossalda del Mozarteum di Salisburgo, ed è un sogno per tutti i musicisti professionisti dell'OFP e per tutta l'OFP, che in questo, nella stagione del sogno, veramente realizzano un sogno per tutti. Quella in terra d'Austria è solo l'ultima delle tappe di un tour denominato Road to Salisburgo, che partirà da Molfette, che proseguirà domenica 5 novembre al Teatro Maria Chinaia di Sulmona, martedì 7 novembre al Petruzzelli di Bari nella Sala delle Muse e giovedì 9 novembre presso il Teatro Signorelli di Cortona. Con questo prestigioso invito la compagine realizzerà anche un primato per la regione Puglia. Sarà la prima volta che un'orchestra pugliese varcherà le soglie della prestigiosa sala da concerto. Inoltre si tratta dell'unica orchestra italiana ospite della Sala del Cartellone 2023. E ora il calcio, colpo duro per il Lecce ieri al Via del Mare, dove nonostante i pronostici positivi sul tema dell'equilibrio della partita, gli 11 di Roberto D'Aversa hanno perso contro il Parma per 2-4. Parma primo in B, che elimina un Lecce posizionato a metà classifica di A, dunque in una partita intensa che ha visto i primi 2 gol incassati già nel primo tempo. Gli ottimi tentativi di rimonta nella ripresa con Piccoli e Strefezza non sono stati sufficienti a cambiare le sorti della partita, piagata per il Lecce dallo sfortunato gol al 94esimo. De Balcl, a cui si è aggiunto nel recupero il gol del Parma con Men su rigore. Ed era l'ultima notizia del nostro TG, grazie per averci seguito e a tutti voi un buon proseguimento di giornata.